Cari amici, ben ritrovati. Guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica della nostra zona. Nonostante le perturbazioni di origine nord-atlantica che tenderanno a scendere di latitudine, interessando specie nel weekend anche buona parte dell'Italia, restano ancora attivi campi di alta pressione su buona parte del Mediterraneo. Un peggioramento sostanziale del tempo si avrà particolarmente al nord con intensi temporali. Al sud invece ancora tanto sole con qualche lieve velatura. Ed anche sulla nostra provincia tanto sole è caldo. Le temperature infatti in lieve ripresa si porteranno ai 33 gradi durante il giorno e minime di 21 nella notte. Venti di debole intensità soffieranno da nord, ruotando nella sera da nord-nord-ovest ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Sul litorale tirrenico giornata bella e calda, con temperature comprese tra 30 e 23 gradi. I venti di debole intensità soffieranno da nord-nord-est e da est nella sera ed il mar Tirreno sarà poco mosso. Ed anche sul litorale ionico bel tempo e caldo, con temperature comprese tra 32 e 22 gradi. I venti di debole intensità soffieranno da nord-ovest ed il mar Ionio sarà poco mosso. Nella giornata di sabato 21 luglio non sarà un buon inizio di weekend per il nord, anzi un vero e proprio break dell'estate a causa di un'intensa perturbazione di origine scandinava ed una bora da nord-est con rovesce temporali in arrivo al nord tra mattina e pomeriggio, ancora estesi e violenti nella notte, crollo termico entro sera. Al sud invece cieli sereni e limpidi, con venti deboli per lo più settentrionali, non si prevede alcun addensamento degno di nota con temperatura addirittura ancora piuttosto elevate per valori massimi compresi tra 33 e 36 gradi, ma con diffusi picchi intorno ai 38 gradi. Ed infatti anche sulla nostra provincia si prevede ampio soleggiamento e caldo, con temperature che nei valori massimi si porteranno ai 36 gradi durante il giorno e minime di 19 nella notte. Venti di debole intensità soffieranno da nord-nord-est ed i mari saranno quasi calmo sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.